Sky ha da pochissimi giorni presentato un set-top box del tutto nuovo, un set-top box molto interessante, un set-top box che è importante perché si tratta del primo decoder rilasciato da un gigante della televisione a introdurre nella casa degli italiani un concetto del tutto nuovo nel bel paese, ma che in effetti negli Stati Uniti e in tantissime altre nazioni è già conosciuto da tempo, cioè quella della TV via internet. TV via internet che permette la visualizzazione di contenuti in diretta e tantissimi film, documentari, serie TV, eccetera, on demand. Si chiama Sky Online, è basato su hardware Roku, quindi si tratta di uno dei migliori media player disponibili attualmente nel mercato e costa poco meno di 50 euro con un mese di abbonamento incluso. Sin dalla sua presentazione il TV Box di Sky Online ha subito catturato l'attenzione di tantissime persone, persone che però a quanto pare non hanno ben ancora in chiaro a cosa serve, a chi si rivolge e cosa può fare questo nuovo set-top box, al punto che su Facebook ci sono arrivate tantissime domande proprio per chiarire alcuni punti di questo dispositivo. E signori, è per questo che in questo video parlerò proprio di questo. Vi spiegherò che cos'è lo Sky Online TV Box, che cosa ha in più e che cosa ha in meno rispetto all'abbonamento satellitare e soprattutto a chi si rivolge e come funziona. Allora, lo Sky Online TV Box è un piccolo decoder che viene connesso alla televisione tramite cavo HDMI, quindi funziona esclusivamente con televisioni che hanno questo tipo di connettività. È un decoder che è in Full HD, ma vi anticipo che le trasmissioni di Sky non sono in Full HD. Tutto il resto sì. L'unico requisito per utilizzare questo dispositivo è quello di avere una connessione internet da almeno 2 mega e mezzo in download. Vi anticipo che io mi trovo al mare, per esempio, e lo utilizzo molto spesso con il cellulare. Ovviamente però rendendomi conto che in questo modo tutti i giga della mia offerta potrebbero terminare molto velocemente. Lo Sky Online TV Box si rivolge a quelle persone che non vogliono fare un abbonamento, questo è chiaro, l'ha detto l'ad di Sky nel corso della presentazione, lo diciamo noi ed è veramente chiarissimo. In effetti Sky Online esiste da tempo e si può utilizzare da tempo su console, su computer, su smartphone, eccetera, ma il box è qualcosa in più. Il box è un dispositivo del tutto autonomo che permetterà quindi di visualizzare molto velocemente, perché Roku ha un'interfaccia veramente velocissima, tutti i contenuti di Sky Online. Quindi l'offerta televisiva non è completa come quella di Sky via satellite, i canali sono molto molto meno, i contenuti on demand però sono anche abbastanza interessanti. Quello che è importante però è che non ha vincoli, quindi qualora si decidesse di acquistare il decoder si potrebbe decidere di utilizzarlo per esempio un mese sì, due no, un mese sì e così via. Ed è qui un'altra differenza, i costi. I costi variano e fondamentalmente sono tre le possibilità. La prima è un pacchetto mensile di 9,99€ che vi permetterà esclusivamente di vedere la sezione intrattenimento, quindi le serie TV di Sky. Con 14,99€ invece si potrà vedere anche il cinema. Tutto il resto è on demand, tutto il resto è una specie di pay TV che viene pagata con dei ticket. Cosa vuol dire? Se c'è un evento sportivo si acquista singolarmente e lo si può vedere. È una cosa molto interessante soprattutto per chi vuole vedere un evento sportivo con gli amici, perché acquisti il pacchetto, lo porta a casa di chi vuole, perché tanto non ci sono vincoli geografici e può vedere tutto in compagnia, che è la cosa più bella che ci sia. Inoltre, ovviamente, oltre che alle dirette si possono vedere tutti i contenuti on demand che sono su Sky Online. Sono veramente tanti, soprattutto le serie TV e i film sono veramente molto interessanti. Detto ciò però, il Roku che cos'è? Il Roku è un media player che permette non solo di accedere a Sky Online, ma permette di accedere anche ad altri servizi come per esempio Red Bull TV, come Facebook o come Spotify. Tutto installabile nel decoderino che è molto interessante perché permette anche la connessione della lanetta USB per la visualizzazione dei file multimediali con un'ampia compatibilità, quindi molti file si potranno vedere direttamente nel box. È un dispositivo brandizzato per Sky, quindi non solo il decoder ma anche il software del dispositivo e lo store sono personalizzati per Sky, quindi non sono proprio uguali a quelli di un Roku vergine, diciamo così, di un Roku quindi non personalizzato. Allora, il discorso è chiaro, in Italia ci sono 20 milioni di italiani che utilizzano solo il digitale terrestre ed è quello proprio il target al quale si rivolge Sky. Sky che in effetti, tra virgolette, attende l'arrivo di Netflix e sta giocando un po' in anticipo. Netflix dovrà arrivare entro il prossimo inverno in Italia e si sa che Netflix, per quanto riguarda questa categoria di televisione, è il numero uno in America. Vedremo in Italia. Fatto sta che in effetti i requisiti di rete non sono esagerati, quindi praticamente tutte le persone che hanno accesso a una DSL potrebbero utilizzare
utilizzare il decoder di Scanline TV Box. È un decoder che è molto interessante, soprattutto perché è realizzato in collaborazione con Roku. Roku è stata un'ottima scelta che hanno fatto quelli di Sky e garantisce sicuramente un hardware molto veloce, sia per quanto riguarda proprio le caratteristiche tecniche, sia per quanto riguarda l'interfaccia grafica, che è velocissima. Bene ragazzi, questo è tutto, spero di aver chiarito i vostri dubbi. Io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio.